Partecipare alla messa quotidiana era sempre più difficile, dati gli orari che non coincidevano col servizio in sala operatoria. Una mattina corsi in cattedrale durante un intervallo e trovai un sacerdote che stava celebrando a un altare laterale. Un'anziana signora, che poi seppi essere sua madre, era inginocchiata alla balaustra e al momento della comunione mi mise accanto a lei. Il sacerdote, che aveva riservato per lei un'ostia, la spezzò e me ne diede la metà. Il giorno dopo corsi di nuovo in cattedrale alla stessa ora e mi accorsi che il sacerdote aveva consacrato due ostie piccole, una per sua madre e un'altra evidentemente per me. Io però non ero solo, perché Publio mi aveva seguito. Allora il sacerdote divise in due un'ostia e così facemmo la comunione tutti. Il mattino successivo a Publio si era associato Lucio e il sacerdote, che pur aveva aumentato di una il numero delle ostie, fu costretto a dividerla per darne una metà a Lucio. La cosa si ripeté di giorno in giorno, essendosi aggiunto Enrico e il giorno dopo ancora per Umberto e Vittorio, finché arrivammo a 11. A questo punto il sacerdote mise addirittura un ciborio nel piccolo tabernacolo e quell'altare, che notammo allora essere quello della Madonna, conservò da quel giorno l'Eucaristia. Questo fatto ci piacque perché ci parve significativo che la presenza di persone che volevano essere unite nel nome di Gesù fosse stata occasione per una presenza di Gesù Eucaristia sotto lo sguardo di Maria. In quel tempo non capivamo tanti rapporti che più tardi il movimento avrebbe sviluppato: l'Eucaristia, Gesù in mezzo, la Chiesa, Maria. Neppure si parlava di opera di Maria, nome che solo più tardi venne dato al movimento dei focolari, ma si intuiva il legame misterioso che univa le diverse espressioni di una vita che voleva essere la vita stessa di Gesù. All'uscita dalla messa ci fu ogni volta il problema della colazione. Siccome i soldi erano pochi e noi eravamo tanti, ci si limitava in genere a un cappuccino che consumavamo in un bar accanto alla cattedrale. Un giorno qualcuno scoprì un tipo di pasta alla mandorla così pesante che restava sullo stomaco, così diceva lui, per parecchie ore. Ci parve la soluzione, dato che il cappuccino invece se ne andava in fretta, però l'esperienza non fu la stessa per tutti. Comunque nessuno defezionò, anzi il gruppetto aumentò di numero. Partecipare alla messa, rileggere insieme il Vangelo del giorno, comunicarci nel breve tempo della colazione l'esperienza della nostra giornata, fare propositi di una vita nuova, era un cibo ben più sostanziale di quello che ciascuno avrebbe trovato a casa sua.